Okay, Claudio Fontanari, first speaker of today. Guido Castelnuovo, docente di geometria superiore. Grazie Ciro, grazie a tutti. Contento di essere qua. E appunto questo è quello che ho promesso di raccontare, questo è il mio punto. Ecco, forse dovrei precisare una cosa all'inizio, appunto, che questa non sarà una conferenza di matematica, non ci saranno dimostrazioni. E però ecco, non vuole neanche essere una conferenza di storia della matematica, perché non ne ho le competenze sufficienti, non ne ho il titolo, sono molto chiari i miei limiti. Ecco, quindi vuole essere un omaggio, ecco, questo convegno si intitola in onore di Guido Castelnuovo, è un piccolo omaggio a questa straordinaria figura. E un omaggio che si concentrerà su un periodo appunto limitato della lunga vita e operosa di Guido Castelnuovo, che appunto ieri è stata ben descritta in tutte le sue frasi. Quindi mi vorrei concentrare su questo periodo dal 1903 al 1923 in cui Guido Castelnuovo tiene il corso di geometria superiore a Roma. Allora mi sono permesso di richiamare una brevissima cronologia un po' per inquadrare il periodo su cui voglio soffermarmi, quindi insomma se ne è già parlato ieri in maniera molto più precisa. Vorrei ricordare appunto che Guido Castelnuovo arriva a Roma nel 1891 su una cattedra di geometria analitica e proiettiva, quindi non sulla cattedra di geometria superiore, che era appunto all'epoca saldamente tenuta, no, da Luigi Cremona, che appunto, nonostante fosse impegnato in politica, senatore, attivo più in politica, che comunque teneva il corso, no, e l'ha tenuto fino alla morte nel 1903. E a quel punto, solo a quel punto, Guido Castelnuovo subentra a Cremona sulla cattedra di geometria superiore e la tiene appunto per un ventennio, fino a quell'episodio che è già stato ricordato ieri da Paola, in cui appunto c'è il trasferimento, per favorire diciamo il trasferimento a Roma da Bologna di Federico Enriquez. Guido Castelnuovo, con quella bella espressione che tu hai ricordato ieri, no? Con dolore, non senza dolore, con dispiacere, come dire, e però ecco, cogliendo invece un aspetto, appunto, cioè passa una cattedra che comunque gli è congeniale, quella di matematiche complementari, come abbiamo visto ieri, no? nella bella conferenza di Paola, insomma, è una cattedra appunto che gli è congeniale, nel senso che gli permette di continuare a occuparsi di cose che gli stanno veramente a cuore, come abbiamo visto. E la cattedra viene tenuta appunto questa quest'ultima cattedra fino al pensionamento nel 1935, e poi appunto la vita di Castelnuovo procede con altri compiti, altri impegni, come abbiamo visto. Allora, io un po' di bibliografia. Ecco, questo mio interesse, in particolare per i corsi di geometria superiore, è legato appunto a un episodio concreto, nel senso che appunto si riferisce appunto a questo testo che è da qualche giorno a disposizione in rete, su Archive, e si tratta di una trascrizione di appunti dell'ultimo corso di Guido Castelnuovo, appunto Curve algebriche, piane e sghembe. Non sono gli appunti originali di Guido Castelnuovo, che sono comunque disponibili in rete, come ricorderò fra un attimo, quindi non sono gli appunti di Castelnuovo, ma sono degli appunti presi da uno studente anonimo. E Ciro Ciliberto ha trovato nel fondo Franchetta questo quaderno anonimo, appunto, riferito ad appunti rielaborati, insomma appunti in bella copia, diciamo, di questo ultimo corso di Guido Castelnuovo, del 22-23, però non firmati, anonimi, e ovviamente non possono essere di Franchetta, perché Franchetta nasce nel 1916, quindi all'epoca andava alla scuola elementare, insomma certamente non seguiva il corso di Guido Castelnuovo, quindi prende un dono fatto a Franchetta da qualcun altro, che però non si firma, ed è difficile insomma poter anche ricostruire chi potesse essere. Insomma è una scrittura molto leggibile, ma anche molto calligrafica, diciamo molto di scuola, quindi diciamo, non abbiamo speranze di identificare l'autore dalla grafia. E quindi questo è stato trascritto all'Università di Trento, e appunto un po', la maggior parte delle cose che dirò sono state appunto inserite nell'introduzione che abbiamo scritto insieme a Ciro a questa pubblicazione, che è appunto disponibile in rete. Ecco, altre notizie le prenderò dai testi che sono elencati di seguito. Ecco, in particolare, appunto, come ho già ascoltato ieri, appunto Paola Gario, la massima esperta italiana di Guido Castelnuovo, e quindi mi piace ricordare in particolare questo breve testo, come dire, in attesa della biografia completa, diciamo, intanto documenti per una biografia
appunto pubblicato nel 2001, e un altro testo in collaborazione con Ciro Ciliberto che, come dire, tocca gli aspetti indirettamente, si riferisce a Castelnuovo, dedicato ad Enricus, al periodo bolognese di Enricus, che è appunto il periodo contemporaneo, appunto, visto che la nostra storia si conclude quando Enricus si trasferisce a Roma da Bologna. Ecco, poi volevo segnalare un altro testo che non è ancora, come dire, pubblicato in volume, però è disponibile in rete. Credo che finirà sul volume monografico dedicato a Corrado Segre, che è in uscita, vero Sandro, è in uscita a breve. E però per ora c'è già in rete, ed è un bellissimo testo, secondo me, di Edoardo Sernesi, dedicato alla matematica. Questo è un articolo di matematica, in cui si spiega in maniera molto, molto chiara, che insomma, tradotta in modo opportuno in linguaggio moderno, la dimostrazione del teorema di Riemann-Roch data da Corrado Segre e Guido Castelnuovo. Quindi l'ho trovato molto utile come riferimento appunto anche di contenuto matematico. Ma naturalmente però la referenza essenziale è questa, è già stata ricordata da Paolo, questo è veramente un riferimento splendido, cioè in rete troviamo tutto l'archivio di Guido Castelnuovo donato all'Accademia dei Lincei dalla figlia Emma, in una forma molto godibile, secondo me, cioè davvero è facile da consultare, è classificato in maniera molto efficiente, ci sono un sacco di lettere catalogate rispetto, come dire, ai corrispondenti, quindi uno può andare a cercare Corrado Segre, Federico Enriques, insomma, Vito Volterra, insomma, i vari corrispondenti di Castelnuovo, e sono accessibili, e anche i quaderni, appunto, i quaderni con gli appunti delle lezioni, sia di, come è stato ricordato ieri, di geometria superiore, ma anche di calcolo delle probabilità e di matematica comparativa. Quindi è veramente una miniera, e che uno può davvero consultare, come io non mi sono mosso da Trento per preparare questa relazione, ed è veramente un'opportunità straordinaria, forse troppo poco conosciuta fra gli studiosi, quindi insomma mi fa piacere sottolinearla anche qua. Allora, i corsi. Allora, grazie appunto a questa disponibilità di poter guardare davvero gli appunti di Guido Castelnuovo che sono disponibili in rete, e possiamo ricostruire davvero tutta la storia del ventennio in cui Guido Castelnuovo insegna geometria superiore. E comincia appunto, come dicevo, nel 1903, un corso da un titolo generico, indirizzi geometrici, che in realtà, se poi uno va a vedere in dettaglio il programma, è sostanzialmente ispirato al programma di Klein e presenta, come dire, lo studio di vari gruppi di trasformazioni geometriche, birazionali, proiettive, anche conformi, diciamo, da vari punti di vista. Poi nel 1904 c'è il primo corso dedicato alle curve algebriche, e poi insomma questi corsi sulle curve algebriche ricorrono a intervalli abbastanza regolari, e anche l'anno successivo c'è un corso sulle curve. Dopodiché, appunto, negli anni su cui si è soffermata Paola ieri, quindi in qualche modo negli anni in cui si è conclusa, no, la fase creativa di classificazione delle superfici, un paio di corsi vengono dedicati allo studio, alla presentazione della classificazione delle superfici, naturalmente nel caso più abile, più semplice, che potesse essere presentata agli studenti, insomma in qualche senso forse ritenuto più adatto, no? una presentazione didattica, anche il primo libro, no? Quello con edito a nome di Conforto, sarà dedicato, no? Alle superfici reazionali, poi solo successivamente quello uscito postumo alla classificazione completa delle superfici. E dopodiché appunto ci sono corsi anche su funzioni algebriche, integrali abeliani, e poi appunto ricordate forse quello appunto che ha sottolineato Paola ieri, quel voto della Mathesis del 1909 sull'inserimento di materiali didattici anche per gli insegnanti nei corsi già attivi, anche prima di introdurre nuovi corsi di matematica complementari, e naturalmente Castelnuovo, che è promotore di quel voto, è il primo a ottemperarlo, e in effetti c'è questo corso del 1910, cioè per un'idea, un corso poi di geometria differenziale, anche quello secondo me pensato in maniera abbastanza trasversale, cioè non è un corso troppo tecnico, troppo avanzato, ma un corso che può essere sensato anche per futuri insegnanti, e poi questi vengono alternati, diciamo, in maniera abbastanza regolare, da allora in poi, un anno un corso di più avanzato, appunto di geometria, davvero di geometria superiore alle frontiere della ricerca, e invece un corso più appunto adatto agli insegnanti, questo corso che è già stato citato ieri, mi serve la matematica di precisione, la matematica di approssimazione, poi invece un argomento avanzato, integrali abeliani, e poi appunto questa famosa iniziazione di una materia che sembrerebbe, come dire, lontana dalla geometria superiore, calcolo delle probabilità, insegnato per la prima volta in Italia
sotto però la cornice di un corso di geometria superiore, e poi ancora un titolo più generico, indirizzi geometrici, geometria differenziale a largo spettro, ancora non so, nel 19-20 geometria non euclidea, quindi anche questo pensato per i futuri insegnanti, e dopodiché ci sono, diciamo, gli ultimi tre anni in cui appunto Castelnuovo si dedica alla geometria superiore, sono tre corsi avanzati. Quello del 1920-21 e quello del 21-22 sono pensati come uno di seguito all'altro, cioè il primo è un corso, diciamo, fondazionale su questo argomento, e il corso sulle funzioni abeliane è in qualche modo lo sviluppo del corso dell'anno precedente, e poi appunto l'ultimo, quello su cui ci vogliamo soffermare in particolare. Allora, pensando in particolare a questi ultimi anni, a questi ultimi corsi, appunto è già stato citato nell'introduzione ieri da Ciro appunto la famosa descrizione di Zariski, di Oskar Zariski, che ha partecipato appunto a questi corsi proprio negli ultimi anni dell'insegnamento di Castelnuovo di geometria superiore. E, ecco, la fonte naturalmente è questo volume fortemente voluto, no, da David Bamford, The Real Life Oskar Zariski, dove il titolo è suggerito dalla citazione di Zariski, per cui la real life sarebbe geometri e non gli accidenti della vita quotidiana. Ecco, e quindi questa è una biografia molto documentata, in cui c'è appunto, io ho riportato per esteso, diciamo, la parte dedicata all'approccio con Guido Castelnuovo, c'è quella meravigliosa descrizione, diciamo, io non ho riportato immagini, ma questa, forse questa frase parla di più, di una più efficace, più iconica quasi, no? di l'immagine stessa, questa immagine di Castelnuovo come il Mosè di Michelangelo, e però questo aspetto severo, no? Nella prima riga, long black beard and quiet hands, e però anche questo accenno al sorriso, no? De Zariski would also remember the sweet smile that suddenly transformed his face. Quindi questa è, come dire, l'immagine che Zariski porta nel cuore di Castelnuovo. E poi naturalmente c'è l'episodio che ci ha già raccontato Enrico dell'esame, come dire, deambulante, diciamo, passeggiando per le vie di Roma, in cui appunto Zariski qui racconta che appunto lui aveva seguito per un po' il corso elementare, il corso di base del primo biennio, poi a un certo punto prende coraggio a due mani, perché si rende conto che lui queste cose le sa già, ha già letto dei libri, cita il libro dell'algebra di Salmon e il calcolo di Bursa, insomma ne parla a Castelnuovo durante una passeggiata accompagnando il professore a casa, e alla fine, diciamo, con questo cosa che ci fa riflettere forse anche un po' sulla quantità di burocrazia, no? che adesso ci frena, insomma, basta una parola del professore, gli scrivi dalla segretaria e gli ti scrivo al terzo anno invece che al primo, e questo basta. E mi pare che Paolo, poi abbiamo stato anche il verbale, no? In cui questa richiesta di Castelnuovo viene accettata dalla facoltà, e quindi Zariski è ammesso a seguire. Allora faccio notare solo un dettaglio, visto che siamo appunto parliamo di questo. Allora, qui siamo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della first term di Zariski all'università, e Carol Parik sottolinea appunto che, come dire, la cronologia è l'anno accademico 1921-22. Allora, se torniamo alla lista, vedete, Castelnuovo sta insegnando il secondo corso del dittico, funzioni abeliane, presupponendo naturalmente tutto il lavoro fatto l'anno precedente. E naturalmente questo è un problema anche per Zariski, e infatti lui dice, no, scusate, qui, appunto vedete le ultime righe, once Zariski complained that he needed to know more about the function of complex variables in order to understand the Abelian functions, che appunto erano l'oggetto del corso avanzato, e Castelnuovo non molto serenamente dice, go to the library, there are books. Problema accento. meraviglioso, no? Anche questo dettaglio. Allora, diciamo, cerchiamo un attimo di entrare allora nel merito un pochino. Ripeto, appunto, il lavoro di scansione reso possibile appunto grazie a Paola, ci permette proprio di curiosare, no? All'interno degli appunti di Guido Castelnuovo, e in particolare poi mi soffermo sulle introduzioni. Sono degli appunti personali, naturalmente, quindi non hanno sempre tutti gli anni lo stesso grado di completezza. Ci sono anni in cui appunto c'è anche una parte introduttiva, anche storica, molto sviluppata, altri anni in cui non c'è. Immagino che qualche volta, diciamo, ripetendo proprio un corso sulle curve, lui potesse riutilizzare il quaderno di qualche anno prima senza ricopiare, diciamo, gli appunti, e quindi
certi quaderni successivi sono un pochino più sintetici. Quindi io non entro, come dicevo all'inizio, nel merito delle questioni matematiche trattate, se non fosse alla fine, su quell'ultimo anno su cui mi soffermo, però diciamo, se uno un po' scorre e annusa un po' le introduzioni, spesso c'è un approccio storico, inizio in cui si racconta un po' di storia della geometria. In particolare, questo volevo leggere un attimo con voi, è come sottolineavo prima, è il primo corso dedicato alle curve, quindi lui comincia probabilmente anche abbastanza, come dire, con scarso anticipo, perché è morto Cremona e bisogna sostituirlo, quindi qualcun altro deve fare il corso, e quindi fa una cosa appunto così sul programma dei Klein. Dopodiché si dedica al suo argomento preferito, la geometria delle curve, dall'anno successivo. E quindi comincia con un po' di storia, sottolinea appunto che l'idea di studiare le curve algebriche, in particolare le curve piane, dal punto di vista delle trasformazioni proiettive e delle trasformazioni bilanziali. E allora distingo un po' questi due indirizzi con qualche cenno storico sui contributi precedenti, però quello che mi interessa è la cosa che ho sottolineato in rosso di seguito appunto nella prima pagina di questi appunti, in cui appunto si riferisce al secondo indirizzo, quello bilazionale, no? Legato alla trasformazione bilazionale, ma dice in buona parte anche al primo, è strettamente collegato con l'algebra e con l'analisi. E qui appunto, ripeto, sono degli appunti personali, quindi non dobbiamo trovare delle frasi, aspettarci delle frasi compiute, ma solo appunto una stenografia di cose, degli appunti da ricordarsi. Qui non c'è il verbo, in opportunità di dividere nettamente tra loro i vari rami della matematica, la geometria degli enti algebrici studia in realtà questioni di algebra, facendosi guidare in parte nella posizione dei problemi, nella ricerca dei teoremi e loro dimostrazioni dall'intuizione geometrica. Quindi questo in qualche modo è il primo forte riferimento metodologico che troviamo in questi appunti di geometria superiore. Non si deve separare, questa è una cosa appunto che anche dalle conferenze di ieri è emessa in maniera molto chiara, qui la tematizza, la scrive nero su bianco in modo molto chiaro, non va divisa, i vari rami della matematica sono rami di un unico albero, non vanno segati, separati e allontanati uno dall'altro. In particolare qui si parla di geometria algebrica e la geometria degli enti algebrici in realtà studia questioni di algebra, lo dice in maniera esplicita. Questa cosa la ripete, spesso, io qui vi ho messo qualche altra citazione presa anche un po' così a caso dagli anni successivi, in particolare nel corso di qualche anno dopo, del 1908, su funzioni algebriche non integrali, qui la prende, come dire, parte proprio da questa osservazione metodologica, di nuovo, per spiegare la natura del corso, si sofferma sulla, come dire, la grande biforcazione della matematica fra analisi e geometria, parla della storia della geometria, intende parlare dell'evoluzione della geometria, e poi vedete che anche appunto allargando il discorso non solo alla geometria algebrica, quindi qui accenna anche alla geometria differenziali, dice che appunto i due rami principali della geometria sono la geometria algebrica e la geometria differenziale, e i problemi che questi trattano ormai appartengono all'analisi, tra parentesi, funzioni algebriche ed equazioni derivate parziali. La geometria fornisce l'aiuto dell'intuizione che permette di guidare il processo di ricerca e suggerisce i problemi. Allora, qua forse è utile una notazione terminologica, ben nota peraltro. Quando lui dice analisi, intende sia analisi che algebra, no? La terminologia classica era analisi infinitesimale e analisi algebrica. Quindi con la parola analisi, infatti appunto, qui sta parlando di geometria algebrica e di funzioni algebriche, usa solo la parola analisi proprio perché intende uno dei due grandi rami dell'analisi, quindi analisi algebrica e infinitesimale. Però ecco, questa idea che non ha senso separare geometria e analisi, tant'è vero che ormai, insomma, la geometria moderna, dal punto di vista di Castelnuovo, si occupa essenzialmente di questioni di analisi, e però il ruolo della geometria collegato fortemente all'intuizione, che in qualche modo guida il processo creativo e la spiegazione. E questo invito a non separare le varie branche è ancora più evidente quando si parla di calcolo e probabilità, quindi naturalmente l'esigenza, diciamo, di giustificare questa cosa è ancora più sentita che negli altri corsi, perché qui per la prima volta davvero non si sta parlando di geometria in senso stretto, e quindi lui di fronte al suo uditorio deve in qualche modo giustificare la propria scelta, e vedete che gli appunti, questo è proprio l'inizio degli appunti, Castelnuovo comincia riflettendo su qual è l'indole dei corsi di matematica superiore,
e in rosso, appunto, sottolineato l'inopportunità di una rigida divisione tra i vari rami della matematica e anche tra la stessa matematica e le scienze naturali. E quindi, proprio qui dice, sto parlando di calcolo di probabilità, e questo è perfettamente pertinente alla geometria superiore, perché c'è un'unità della matematica che non va dimenticata. Ecco, questo è un altro coso molto interessante, e anche qua mi soffermo solo sulle questioni, di fatto sulla stessa questione metodologica, anche qui con un'abbondanza di citazioni, diciamo, in qualche modo convincervi che davvero per Castelnuovo questo è un punto importante. Questo è un corso che è stato già citato ieri da Paola, mi sembra, e qui vedete qui la citazione che continua, mi pare che Paola abbia sottolineato il punto in cui, nella seconda parte di questa citazione, Castelnuovo sottolinea la mancanza di un vero corso di algebra che costituisce una lacuna nel nostro insegnamento universitario. E poi, già che siamo qua, vi faccio notare anche una frase, un appunto che ricorre davvero in questi testi, l'ultima riga poi riportata: i due scopi che si propone l'insegnamento delle matematiche nel secondo biennio e come possono essere raggiunti. I due scopi, naturalmente, sono formare i ricercatori e formare gli insegnanti. E qui è chiarissimo a Castelnuovo che si pone questa duplice scopo, e che va risolto in modi diversi. Naturalmente una possibile soluzione è quella dei corsi alterni alterni che lo stesso sperimenta, un'altra è quella di corsi come quello magari di geometria differenziale, che può prestarsi a un interesse di entrambi i gruppi, e anche questo, appunto, questo sulle equazioni algebriche e gruppi di sostituzioni, in qualche modo vuole essere un corso di interesse da entrambi i punti di vista. E anche qua, appunto, ci si sofferma nella parte, proprio nelle prime parole, scopo del corso, sono proprio l'inizio degli appunti, di nuovo sulla stessa questione, no? La distinzione, diciamo, tra geometria e analisi che apparisce nei periodi specialistici non appare opportuna, salvo per argomenti in particolare, di fatto una visione più larga della scienza, e poi un riferimento storico, antichi greci, dove l'algebra e la geometria elementare sono strettamente legate. Certamente l'obiezione è che lui riconosce che, appunto, l'algebra per i greci è ancora stato embrionale, però la storia prosegue con l'introduzione della geometria analitica, si restrinsero i legami. Se la teoria delle coniche e delle curve algebriche più semplici può essere studiata direttamente sulla figura senza intervento di mezzi analitici, si va incontro ben presto una serie di difficoltà, e quindi è necessario introdurre l'immaginario nella teoria delle curve algebriche. Si esce dal campo strettamente geometrico, e vedete in rosso la frase che è assolutamente coerente, no? Con quello che è stato detto prima negli anni precedenti: la teoria delle curve delle superfici algebriche è in realtà algebra interpretata con linguaggio geometrico. Allora, magari qua mi soffermo solo un attimo, non voglio rubare troppo tempo, ma questa è una questione molto interessante. Come dire, in questo, appunto, ricorrono questa contrapposizione fra metodo sintetico e metodo analitico, no? Qua dice le cose più semplici possono essere studiate direttamente sulla figura senza intervento di mezzi analitici. Allora qui sarebbe forse una cosa qui, come dire, richiederebbe forse un'intera conferenza su questo, diciamo, l'evoluzione storica di questi concetti di analisi e sintesi, perché nel corso dei secoli subiscono un'evoluzione veramente complessa. Nel senso che questa contrapposizione fra analisi e sintesi è molto antica, c'è già nella geometria greca, in particolare tematizzata in maniera molto esplicita nella tarda antichità. C'è un testo di Pappo che lavora nel IV secolo d.C., quindi tarda antichità, siamo nelle collezioni di Pappo, in cui, appunto, nel settimo libro comincia proprio con una descrizione metodologica della differenza fra il metodo sintetico, che è il metodo per presentare la dimostrazione dei risultati, e il metodo analitico, che dovrebbe essere quello che permette di fare le dimostrazioni, di scoprire i risultati mobili. Quindi non c'è in Pappo assolutamente nessuna idea che il metodo sintetico sia basato sulla figura e quello analitico sia, appunto, mezzi analitici, come ovviamente si allude qua, siano le equazioni, le funzioni. Ecco, assolutamente questo ovviamente non ci può essere nella geometria antica. Però un collegamento c'è, ed è molto chiaro, perché questo testo di Pappo viene stampato in una traduzione latina per la prima volta, in una traduzione, c'è un umanista, Commandino, che lo traduce in latino, e lo stampa nel 1589, in pieno Rinascimento, e poco prima che ci siano, appunto, questa grande esplosione
matematica e della scienza moderna, con figure appunto quali Cartesio, Newton, che certamente leggevano Commandino. Questo era un testo che aveva avuto una grandissima fortuna, anche perché appunto nell'epoca moderna c'era una grande, come dire, rispetto per l'antichità, come ovvio, e anche la sensazione che appunto gli antichi avessero nascosto qualcosa, che ci fosse questo metodo, questa, la chiamavano, no, ars inveniendi, no? Un metodo per trovare le cose che in Euclide, negli elementi di Euclide non c'è, perché i risultati vengono dedotti in maniera appunto con il metodo assiomatico sintetico, però non si capisce come fa a trovarli, da dove vengono. E allora si cercano, diciamo, queste tracce di metodi di scoperta nella matematica antica, e Pappo sembra offrire in qualche modo la chiave. Naturalmente, come è ovvio che sia, non può essere una chiave che apre tutte le porte, non ci può essere un metodo, no, che meccanico che permette di mostrare i teoremi, e quindi sono solo delle indicazioni molto vaghe. Però la gente ci crede, Cartesio la studia questa cosa, ci sono le regole di Cartesio, che è un testo inedito pubblicato dopo la sua morte, in cui lui fa riferimento esplicito a Pappo, e quando Cartesio, come dire, produce in qualche modo in contemporanea fermata la geometria analitica, certamente in mente l'idea di un metodo di ricerca, di soluzione di problemi. Presenta la geometria analitica non come la presenteremo noi, come studio dei luoghi di equazioni, ma come un metodo per risolvere i problemi geometrici, in cui l'equazione è uno strumento per risolvere il problema. E in Newton è chiarissimo anche questo: Newton compulsa questi testi antichi e è alla ricerca disperata di un modo di esporre i risultati geometrici nello stile pulito e elegante dei greci, no? Anche nel, insomma, come ben noto, nei Principia il calcolo infinitesimale è nascosto in qualche modo, cioè chiaramente è evidente che Newton lo usa per trovare le cose, ma poi non ha piacere, cioè, cerca di presentare le cose in maniera appunto sintetica, classica, perché quella è la geometria, e c'è sempre un disprezzo, forse anche per ragioni come dire campanilistiche, cioè di Newton verso Cartesio, c'è sempre un'idea, insomma, Cartesio dice di avere inventato qualcosa di veramente nuovo, di veramente potente, in realtà spesso Newton dice no, dobbiamo riscoprire la matematica dei greci, che in realtà e quindi, come dire, c'è questo slittamento a cui si riferisce certamente qua, che pienamente all'epoca di Castelnuovo è pienamente assodato, di identificazione fra analisi nel senso di Pappo, metodo per risolvere i problemi, a analisi nel senso di Cartesio, di geometria analitica, di geometria fatta non con le figure ma con le equazioni e poi con le funzioni, questo è. E poi naturalmente c'è, basta con questo inciso, ovviamente c'è uno slittamento successivo, che ovviamente Castelnuovo è presente pure, che è dovuto invece all'altra tappa, grande tappa dell'evoluzione della geometria, a Riemann, in cui se una varietà è un incollamento di carte che sono localmente una copia di uno spazio euclideo, allora l'analisi diventa uno studio delle proprietà locali, perché sono, no, le proprietà fatte appunto in un intorno di un punto, le proprietà di uno spazio euclideo, e la geometria allora diventa uno studio delle proprietà globali, di come si incollano queste cose. Quindi, e questo chiaramente da un punto di vista fortemente rimaniamo, in Cartesio non c'è, no? Quindi ci sono tre fasi diverse che in qualche modo però si arricchiscono una con l'altra, e il senso antico o precedente in qualche modo viene sussurto, no? nelle iniziative successive. Allora, considerazioni analoghe, continua Castelnuovo, si possono ripetere per la geometria differenziale. Prime proprietà sono proprietà squisitamente geometriche, intuitive, tangenti asintotiche, curve asintotiche, linee di curvatura, ma ben presto, vedete, terza riga, quarta riga, l'uso dell'analisi appare necessario per definire gli enti considerati mediante equazioni differenziali o derivate parziali. Okay? Quindi, progredendo, la geometria differenziale avanzata diventa studio di equazioni con l'aiuto dell'intuizione geometrica. Quindi, questo è il punto di vista ridetto, insomma, forse ho esagerato addirittura con l'abbondanza di citazioni che ripetono sempre lo stesso punto, però volevo che fosse chiaro come questo sia un leitmotiv nel metodologico. Allora, la domanda è un po' da dove viene questo, naturalmente, no? Quale può essere l'origine di un punto di vista così, così convinto, così, così profondamente radicato? E diciamo, l'idea è di andare a vedere cosa, qualche anno prima, cosa scrive Federico Enriquez, con cui evidentemente Castelnuovo è in contatto, insomma, sappiamo non solo dei risultati scientifici, sappiamo la ricchissima corrispondenza, no, che è stata pubblicata ormai qualche anno fa da Paola, Umberto, Bonatti Borighieri, quindi insomma ha avuto anche una diffusione ben nota, e questo rapporto con Federico Enriquez, un rapporto anche familiare, no, che è stato ricordato ieri, quindi insomma certamente loro parlavano, e
C'è questo testo meraviglioso di cui abbiamo avuto occasione di parlare anche qualche giorno fa, è un testo del giovane Enrico, se no vedete, sono delle conferenze di geometria di cui c'è un'edizione litografata, quindi insomma fatta tutto dall'università, durante l'anno accademico stesso, che è scaricabile in rete, la si può cliccare, la si può trovare. Ed è un'opera appunto giovanile, che abbiamo un Enrico più vicino ai 20 anni che ai 30, però assolutamente, ma per molti punti di vista è già matura, diciamo, estremamente ricca di spunti. C'è in molti passaggi, c'è già l'Enriques maturo, ci sono dei temi anche del filosofo e del matematico Enriques espressi in maniera molto, molto chiara e molto efficace. E no, facciamo notare qualche giorno fa, c'era Ciliberto, che è anche un'esposizione del programma di Klein, probabilmente molto più efficace dell'originale, molto, molto, molto leggibile. Ecco, quindi è un testo forse anche poco conosciuto negli studi di chi si occupa di Enrico, ma davvero meriterebbe una rilettura completa, cosa che ovviamente non ho il tempo di fare in questa occasione, però volevo ritrovare, diciamo, mi sono fatto aiutare in questo dal lavoro di Ciro Di Paola che citavo prima su Enriques a Bologna, dove loro si soffermano su questo testo, e qui ritroviamo esattamente i temi su cui mi sono soffermato fino adesso, e non solo, ma troviamo anche un'indicazione molto precisa sulla fonte prima di questo tipo di osservazioni. Allora, siamo al capitolo 12 di questo testo, anche qua si comincia dal punto di vista storico, si ricorda Cartesio, la geometria analitica, che è rappresentata come un dizionario, no? fra analisi algebrica, infinitesimale e geometria. Vedete le prime righe, si ottiene questa traduzione da un linguaggio all'altro tramite l'uso delle coordinate, appunto le coordinate cartesiane, e si stabilisce un parallelismo fra la geometria e l'analisi. E si sottolinea, naturalmente, questo è il contributo di cui la scuola italiana, da Veronese, ma più fiera, che appunto questo parallelismo che con l'uso dell'iperspazio non trova più alcuna limitazione nell'uso delle variabili, quindi questo ricordo. E dopo qualche altra frase che ho omesso, c'è enunciato in maniera molto esplicita, anche forse quasi più spavalda, nel senso che questo è un testo pubblico, gli altri erano degli appunti privati di Castelnuovo, qui è il giovane Enriques che, come dire, si trova per la prima volta a fare un corso avanzato in cattedra a Bologna, e con un giovanile entusiasmo è molto, come dire, netto nel dire: è opportuno rilevare esplicitamente ciò che appare da queste osservazioni precedenti, cioè che la geometria astratta si può identificare con l'analisi. Le due scienze devono coltivarsi insieme, e quindi, proprio in maniera così molto netta, vedete a metà della pagina sottolineato in rosso, in questo testo consideriamo, sarà naturale considerare indifferentemente gli enti definiti geometricamente o analiticamente. Abbiamo insistito, vedete, che dopo sull'identità della geometria e dell'analisi, e criticando, come si può leggere, l'atteggiamento purista che pure all'epoca si riscontrava, che Enriques definisce, tra tutti i vari, un esclusivismo dannoso, per il quale si vorrebbe sistematicamente bandito dalla geometria il concetto analitico e viceversa, chiaramente niente di meno, di più lontano dalla visione di Enriques, anche di Enriques maturo, che naturalmente, per rispetto a Cremona essenzialmente, penso, no? Sottolinea che non vuole togliere importanza a questi indirizzi puri, è molto rispettoso verso questi, senza questo metodo sintetico ha condotto, vedete le righe terza, quarta, ha condotto la scienza a risultati più splendidi. Non sarebbe assorto a un livello così elevato come quello raggiunto in Italia da Cremona in poi, senza la tendenza a fare della geometria indipendentemente dall'analisi, quindi questa cosa ha avuto un senso e ha avuto anche dei frutti, però diciamo non è l'unica via possibile, quindi qui cita altri risultati, Clebsch-Nether, dove appunto nello stesso periodo l'uso di concetti geometrici e analitici, ne parlava Gavi nella lezione di ieri, analitici, qui sta proprio come algebrici, no? Il metodo di Brillian-Ater è un metodo algebrico, e quindi questa tendenza di indirizzi matematici puri
ha avuto negli ultimi tempi un ufficio storico ben determinato di alta importanza, ma oggi sembra che questo ufficio storico debba ormai considerarsi in buona parte come relativo al passato e che nell'attuale momento l'obiettivo sia un altro. E qui comincia una frase in cui c'è tutto, secondo me, Enrico, e anche più successivo, cioè nel più successivo, come dire, l'obiettivo adesso è un altro, non è il purismo che ha portato però questi risultati, ma è il sogno, è quello di collegare l'ambizione, collegare in tutto organico diversi indirizzi e, profittando dei metodi svariati, tendere di regola con tutte le forze al risultato, il quale appartiene non a un ramo della matematica, ma alla matematica intera, e poi, seppure non si voglia porre in relazione al progresso delle scienze generali. Qui è già questa apertura alla scienza, prende anche, non lo scrive, ma lo pensa, la filosofia, insomma, l'idea che c'è un sapere unitario e un esclusivismo metodologico non è certamente quello che favorisce la comprensione profonda, no, delle cose. Però dicevo, l'interesse di questo testo, al di là appunto della, per ridire le stesse cose in modo forse ancora più baldanzoso, è queste ultime righe qui, che ci dicono la fonte in qualche modo di questo punto di vista. A conforto delle opinioni espresse, rimanderemo al lavoro di Segre su alcuni indirizzi delle investigazioni biometriche, ivi sono esposte delle larghe vedute che potranno utilmente servire di guida ai giovani nelle loro ricerche. Quindi qui Enrico dice: andate a vedere lì per approfondire la cosa. E questo, diciamo, è un testo forse ben conosciuto, però un testo precedente, e quindi siamo, come dire, camminando a ritroso. Questo testo di Corrado Segre, anche questo è facilmente reperibile in rete, si trova, pubblicato anche delle complete. È un testo che è circolato molto, molto bello, molto ispirato, si legge davvero come molto piacevole, e con inviti intramontabili. Per esempio, adesso credo di non aver riportato questo passo, quello in cui lui suggerisce di leggere i grandi autori, diciamo, per imparare dai maestri, imparare dai grandi, ecco, non avere paura di confrontarsi con i grandi autori. Qui invece riporto dei passaggi legati al tema metodologico su cui ho deciso di soffermarmi. Appunto nel paragrafo precedente, il paragrafo 3, si era occupato delle relazioni tra matematica pura e quella applicata. Adesso nel paragrafo 4, che riporto, si concentra sul rapporto fra analisi e geometria. Ricorda, e, diciamo, qui uso dei verbi, insomma, in realtà questo viene prima, insomma, quindi è Enrico in realtà che in qualche modo segue il flusso dell'argomentazione di Segre. Enrico, peraltro, no, era stato anche studiato con Segre a Torino, quindi insomma c'era un rapporto di discepolato. Segre, come ben noto, è poco più anziano di Castelnuovo, un paio d'anni, e un po' più vecchio di Enrico, ma non un'altra generazione. Però è chiarissimo, no, il rapporto allievo, cioè lui è il maestro, è andato in cattedra molto giovane e ha un atteggiamento, come dire, anche nei confronti di Castelnuovo, che pure è quasi coetaneo, insomma, di fratello maggiore, se non di maestro, no? E quindi qui davvero, pure lui giovanissimo, si rivolge ai miei, già dal titolo, no? Osservazioni dirette ai miei studenti, quindi qui è il maestro che parla, e appunto cita la storia, il metodo delle coordinate, ovviamente, che è il ponte naturale, no? Fra analisi e geometria. E qua appunto il punto che viene ripreso prima da Enrico, sempre da Castelnuovo, in rosso: questa molteplicità di legami tra analisi e geometria, la necessità che ne consegue di studiarle entrambe e di non limitarsi ad uno solo dei due indirizzi analitico-sintetico, è sempre stato riconosciuto dai grandi matematici. E quindi un po' di citazioni, come dire, l'ho tagliato un po' per non fare la cosa troppo lunga, Lagrange, Monge, poi ne cita altri. Salto a Klein, altro punto di riferimento fortissimo, no, della scuola italiana, in particolare appunto Segre in contatto con Klein, fa tradurre il programma a Girofano, no? Quindi insomma è una traduzione voluta fortemente da Corrado Segre, e appunto vedete gli stessi concetti propugna nelle sue lezioni il maestro Klein, sì che la scuola che da lui deriva dimostra nel miglior modo di possedere in pari tempo le cognizioni, gli strumenti analitici e quelli geometrici. Il rimpianto invece per l'Italia, in cui la cosa è ben diversa, la separazione delle matematiche pure in analisi e geometria è fatta dai giovani in modo così netto che lui appunto segnala e depreca. E quindi l'invito che qui ho sottolineato in rosso, perché è veramente un invito accorato,
quindi è un invito anche ex cattedra, non io proprio esplicitamente, dice, nel rivolgermi ai miei studenti in geometria, io sento il dovere di raccomandare loro col massimo calore lo studio dell'analisi. E prosegue, un giovane che voglia oggi di coltivare la geometria staccandolo nettamente dall'analisi, non sarà mai un geometra completo. Ripeto, a scanso di equivoci, insomma, è ovvio, analisi, naturalmente lui sta pensando ad un tempo ad analisi algebrica e analisi infinitesimale, insomma, un'unica parola si riferisce sia all'algebra sia a quella che comunemente adesso chiamiamo analisi. E quindi ribadisce come concetto, se non sia l'analisi, se non si utilizzano mezzi analitici, ci si rinuncia ad utilizzare degli strumenti potenti, utili per la ricerca, e però guardate le ultime tre righe, dopo le citazioni già fatte, appunto io l'ho un po' scorciata, insomma c'era una carrellata di tutta la storia della matematica, sembra inutile addurre nuovi esempi in appoggio di questi concetti, ma uno ve n'è ancora che mi piace citare perché è istruttivo in sommo grado, la geometria su una curva algebrica, quindi andiamo esattamente al punto, la cosa che sta a cuore a lui e poi a Castelnuovo. Il concetto, questo magari leggiamolo, visto che è proprio veramente, come dire, è meno astratto, diciamo, un discorso del genere, ma si declina esattamente nel caso di studio che ci interessa, cioè quello della geometria delle curve algebriche, a cui è dedicato il corso, su cui voglio poi un attimo soffermarmi. Il concetto di questa geometria, cioè di proprietà dell'ente algebrico, invariabili per trasformazioni razionali dell'ente stesso, si trova per la prima volta in un lavoro analitico, seppur illeggibile, come ci ha ricordato Gabriel ieri, nella grande memoria di Riemann sulla teoria delle funzioni abeliane. È qui che viene usata la prima volta la nozione del genere, contenuta solo implicitamente nella memoria capitale di Abel sui trascendenti, e dimostra l'invariabilità di esso per tale trasformazione. È qui, in questo lavoro analitico, che si trova quella rappresentazione a funzione algebrica come somma di integrali abeliane di seconda specie, che, grazie anche a Rock, che completò il calcolo di Riemann, ha dato uno dei più importanti e fecondi teoremi alla geometria moderna. In effetti, chiaramente qua allude al teorema di Riemann-Rock, che è tuttora, come dire, un punto di partenza della teoria avanzata delle curve algebriche, e nei corsi sia di Corrado Segre, come vedremo, ma anche di Cosico da Castelnuovo, fino all'ultimo, è davvero, come dire, nell'esposizione è un punto cruciale il teorema di Riemann-Rock, viene proprio presentato a coronamento della teoria. E qui infine, sempre nel lavoro di Riemann, che si trovano tante proposizioni notevoli, alcune delle quali messe sotto veste geometrica possono ancora sembrare nuove ai giovani geometri che non abbiano mai meditato su questo profondo, immortale lavoro. Quindi leggetevi Riemann, leggetevi questo testo di analisi, un invito del maestro. E ancora, il periodo eroico della geometria sintetica, quindi qui si capisce benissimo che Enrico sta parafrasando questo testo qui, che conosce bene, naturalmente c'è la preoccupazione di dire non è che buttiamo via la geometria sintetica, che peraltro ha fatto grande, no, la scuola di Cremona, e quindi, anzi, vedete il secondo paragrafo, che uno si occupi di stabilire geometria sintetica dei risultati a cui altri giunsero analiticamente è spesso cosa utilissima, per verità, non c'è assolutamente l'idea di appunto buttare a mare la geometria sintetica. Vedete le ultime righe, nel fare una ricerca originale non ci si crede sempre obbligati ad attenersi al metodo puramente geometrico, perché infine nella scienza quel che più importa sono i risultati. E quindi questa bellissima conclusione, vedete che io ho evidenziato in rosso, in cui davvero con degli aggettivi molto, molto efficaci si contrappone ancora il metodo sintetico e il metodo analitico, con l'invito di una straordinaria libertà, no? Per ogni ricerca si sceglie liberamente il metodo che serve più opportuno. E mi ricollego alle ultime righe e poi leggiamo le cose in rosso, vedete la terza ultima riga, ma quel che importa soprattutto è che il giovane non sia schiavo del metodo, no? Quindi la schiavitù del purismo contrapposta alla libertà, liberamente, dell'eclettismo che qui viene suggerito, in maniera molto, molto efficace, dopo questa aggettivazione, spesso converrà alternare tra loro il metodo sintetico che appare più penetrante, più luminoso, e quello analitico, che in molti casi è più potente, più generale o più rigoroso, no? Quindi c'è proprio una caratterizzazione anche molto, molto efficace linguisticamente delle due alternative, che però appunto alternative non sono, ma che
che vanno utilizzate e anzi anche utilizzate insieme nello stesso lavoro, vedete, no? Uno stesso argomento non sarà meno dominato spesso se non sarà trattato con ambo i metodi. Nel rispetto, ovviamente, questo è molto bello, no? Questa insistenza mi piace molto, forse lo sottolineo, forse anche eccessiva, cosa, libertà, anche libertà di seguire le proprie inclinazioni, no? Cioè, sono delle tendenze individuali che non vanno represse, c'è chi Steiner e Cremona giungevano sinteticamente a certi risultati, nello stesso tempo che Silvestre e Klebsch giungevano analiticamente, benissimo, seguiamo le proprie inclinazioni, però senza paura, no? Senza essere bloccati dal teorie dominanziali. Allora, questi sono un po' quindi i principi, come dire, io individuerei appunto in questo testo programmatico di Segre la radice e appunto forse come ho ricordato non l'ho detto, mi sono mostrato all'inizio, forse lo potrei addirittura dimostrare, non nella cronologia, sono ben noto chi ascolta, c'è questo fondamentale periodo torinese di Guido Castelnuovo, appunto dopo un anno di perfezionamento a Roma dove conosce Cremona, dal 1887 al 91 è assistente di Guido Castelnuovo di Corrado Segre a Torino, quindi c'è un rapporto molto stretto, molto, Enrico ci ricordava le passeggiate, no? Lungo via Po, quindi non è assolutamente casuale questa sintonia, che emerge in maniera molto chiara anche appunto se uno va a confrontare i testi delle lezioni che sono disponibili appunto sia nel caso di Corrado Segre che nel caso di Guido Castelnuovo. Allora, io volevo, come dire, ovviamente ci sono vari testi, vari corsi tenuti in decenni di insegnamento sia da Corrado Segre a Torino sia appunto da Guido Castelnuovo, abbiamo visto la lista, qui in particolare appunto ho scelto di soffermarmi, di indicarmi un attimo una scelta di due corsi, appunto uno di Corrado Segre che è in qualche modo il corso fondamentale, il primo corso in Italia dove si è fatto un'esposizione completa della teoria delle curve algebriche, che poi è all'origine anche, no, di una memoria che si trova anche stampata, no, sulle opere complete di Corrado Segre, una memoria importante in cui si rende conto, si parla anche dei contributi di Castelnuovo che proprio in quegli anni si sviluppavano. Questo è un quaderno appunto di un corso famoso, appunto importante perché è il primo italiano sulla geometria delle curve, dove vedete la parola curva non compare nel titolo, ma c'è questa parafrasi, enti algebrici semplicemente infiniti, naturalmente sono le curve, e l'idea di fare un'introduzione. Allora, questo corso c'è in rete finalmente, c'è una scansione proprio del quaderno manoscritto di Corrado Segre, che è una cosa forse un po' ancora diversa, no, da quelli di Castelnuovo, mentre quelli di Castelnuovo chiaramente sono degli appunti, come dire, molto telegrafici, sintetici, pensati per essere. Qui davvero c'è il gusto in Segre di scrivere un testo completo, molto leggibile, in bella copia, probabilmente, no, sono anche stati ricopiati, cioè qui non c'è segno di cancellature, sono davvero delle pagine queste che si possono trovare in rete, perfette anche dal punto di vista grafico. E, però ecco, diciamo, sono state anche trascritte, questa studentessa di Trento che ha fatto la trascrizione, e speriamo che vengano pubblicate, dovrebbero essere pubblicate a breve, una coppia di quaderni di appunto della vasta collezione di Corrado Segre. È stato scelto questo quaderno come un quaderno di geometria superiore, cioè geometria avanzata, e un quaderno invece di didattica della geometria, e appunto Livia Giaccardi e Alberto Conte stanno curando in una edizione dell'Università di Torino un volume in cui dovrebbe esserci appunto la trascrizione di questi due quaderni e una introduzione appunto a queste. Tu la appear also in the volume for homage to Corrado Segre. Ah, ok. In bot. E quest'altro invece è quello che vi dicevo prima, insomma, cioè il appunto, anche questo si trova in rete e è un punto, se avete voglia di sfogliarlo, ecco, rispetto a quello che abbiamo ritenuto opportuno fare questo lavoro di trascrizione, anche questo tanto faticoso, perché un quaderno sono 74 pagine, quindi insomma non è un testo bellissimo. Però è molto più ricco degli appunti manoscritti di Castelnuovo, cioè è evidente che è evidente, chiudo immediatamente, è evidente che il
testo di Castelnuovo è un testo di appunti personali come traccia per la lezione. Qui invece sono degli appunti degli alunni che coprono i dettagli, svolgono gli esercizi, copiano in bella cosa le cose. Quindi questo è assolutamente disponibile e non ho tempo per soffermarmi sull'indice, però si vede questa assonanza appunto con l'approccio di Segre, si vede l'assonanza con anche con l'indice del corso di Corrado Segre, i vari punti di vista si incrociano, punto di vista algebrico, punto di vista iperspaziale, punto di vista reale, cioè quello di Riemann. E non è un caso, e chiudo davvero proiettando questa lettera, anche questa trascritta dal sito di Paola, in cui appunto l'amicizia anche personale molto, molto forte, molto, molto calda fra Corrado Segre e Guido Castelnuovo emerge, che è un'amicizia, un collegamento scientifico di ricerca, ma anche di metodologia scientifica, didattica, ma anche personale, come emerge da qui. Chiedo ancora scusa per l'errore sui tempi. Grazie. Grazie Claudio, penso che hai toccato dei punti molto interessanti. Domande, questions, remarks? Ok, se no grazie di nuovo. Abbiamo coffee break.